Which are your view on equity market? Qual è la sua view sul mercato azionario per i prossimi mesi? Well, at Threadneedle we're optimistic about the outlook for equities. Noi di Threadneedle restiamo ottimisti per quanto riguarda l'outlook sull'equity per il prossimo periodo. Vediamo all'interno del mercato globale una sorta di normalizzazione. Noi guardiamo agli Stati Uniti, ad esempio, e vediamo come positiva la questione relativa al quantitative easing. It's really good news. Molti sono nervosi riguardo a questo, ma noi siamo positivi. È davvero una buona notizia, perché vuol dire che l'economia americana crescerà da sola e non con la liquidità creata dalla Fed. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti troviamo prezzi dell'energia economici, troviamo una sorta di reindustrializzazione dell'economia americana che crescerà ancora nel corso dei prossimi due anni. Anche in Giappone troviamo una sorta di normalizzazione, che però è la causa del ritorno dell'inflazione come risultato del quantitative easing che sta per varare la Bank of Japan. Anche qui possiamo trovare alcune buone opportunità, perché riteniamo che una volta che le riforme prenderanno piede ci sarà una forte crescita. Nell'Eurozona vediamo una crescita per la prima volta dopo 4 anni, quindi anche questa è una forma di normalizzazione. E quindi siamo positivi. Sui mercati emergenti siamo un po' più prudenti, perché la pressione su alcuni paesi è probabilmente troppo forte. Quindi siamo positivi sull'azionario, ma più per i paesi sviluppati, specialmente Stati Uniti e Giappone. In quali settori vedete le migliori opportunità? Noi di Threadneedle gestiamo, tra gli altri, il Global Equity Income Fund. Gli investitori sono alla ricerca di rendimento. Noi, attraverso questo fondo, andiamo a trovare le società che hanno dividendi in crescita. Vediamo un ritorno alla normalità nell'economia e un ritorno alla crescita. Continuiamo a credere che l'inflazione terrà i prezzi sotto controllo e che i tassi di interesse resteranno bassi. Quindi noi possiamo trovare rendimenti del 4-5% nelle compagnie nelle quali investiamo e dividendi crescenti. Noi siamo certi che quest'area sia attraente e continuiamo a vedere ritorni positivi per gli investitori nell'anno in corso.